61. Questo valore d'oro è custodito da un dragone tricipite, di cui il primo capo deriva dalle acque, il secondo dalla terra e il terzo dall'aria. È necessario che questi tre capi finiscano in un solo dragone potentissimo, che divorerà tutti gli altri dragoni. Jean d'Espagne, Arcanum Armiticae Philosophiae Opus, 1623, 138. Ritrovai il mio gruppo. Disse a Dalier che avevo sentito qualcuno mormorare di una riunione. Ah, disse Alie, siamo curiosi, ma la capisco. Se si inoltra nei misteri ermetici vorrà saperne tutto. Ebbene, questa sera dovrebbe avvenire. Per quel che ne sa, so, l'iniziazione di un nuovo membro dell'Ordine della Rosa Croce, antico e accettato. Si può vedere, chiese Garamont. Non si può, non si deve, non si dovrebbe, non si potrebbe. Ma faremo come quei personaggi del mito greco che videro quello che non dovevano e affronteremo l'ira degli dèi. Mi consento di gettare uno sguardo. Ci fece salire per una scaletta sino a un corridoio buio, scostò un tendaggio e da una vetrata chiusa potremmo gettare un'occhiata. <ride> che sagoma, che sei genio. Nella sala sottostante, illuminata da alcuni braccieri ardenti, le pareti erano tappezzate in damasco, ricamato a fiori di genio, e sul fondo si ergeva un trono ricoperto da un baldacchino dorato. Ai fianchi del trono sagomati in cartone o in materiale plastico, posati su due piedi. Un sole e una luna, piuttosto rozzi come esecuzione, ma ricoperti di stagnola o lamina di metallo, naturalmente d'oro e d'argento, e di un certo effetto, perché ciascun illuminare era direttamente animato dalle fiamme di un braciere. Al di sopra del baldacchino pendeva dal soffitto un'enorme stella luccente di pietra preziosa di vetrine, il soffitto era rivestito in damasco azzurro, costellato di grandi stelle argentate. Davanti al trono, un lungo tavolo decorato con palme, su cui era posata una spada, e immediatamente davanti al tavolo, un leone impagliato dalle fauci spalancate. Qualcuno le aveva evidentemente predisposto una lampadina rossa all'interno della testa perché gli occhi brillavano incandescenti e la gola sembrava mandare fiamme. Pensai che doveva esserci la mano del signor Salon e mi resi finalmente conto a quali clienti curiosi alludesse quel giorno nella miniera a Monaco. <coughs> Al tavolo stava Bramanti, addobbato con una tunica scarlata e paramenti verdi ricammati, una cappa bianca dalla frangia d'oro, una croce scintillante sul petto, e un cappello di forma vagamente mitrale, ornato di un pennacchio bianco e rosso. Davanti a lui era ticamente composto, una ventina di persone, egualmente in tunica scarlata, ma senza paramenti. Tutti portavano sul petto qualcosa di dorato che mi pareva di riconoscere. Mi ricordai di un ritratto rinascimentale, di un gran naso asburgico, di quel curioso agnello dalle zampe pendole impiccato alla vita. Coloro si adornavano di un'imitazione accettabile del Tosondoro. Bramanti stava parlando con le braccia alzate. Come se pronunciasse una litania. <coughs> e gli astanti rispondevano a tratti. Poi Bramanti alzò la spada e tutti traversarono dalla tunica uno stiletto, o un tagliacarte, e lo levarono in alto. E fu allora che Alia abbassò il tendaggio. Avevano visto troppo. Ci allontanammo, a passo di Pantera rosa, come precisamente talese, eccezionalmente informato sulle perversioni del mondo contemporaneo. E ci ritroviamo in giardino un po' cansanti. Garamond era sbalordito. Ma sono massoni? Oh, Oddiss. Che cosa vuol dire massoni? Sono gli adepiti di un ordine cavalleresco che si richiama ai Rosa Croce indirettamente ai Templari. Ma tutto questo non c'entra con la massoneria, chiese ancora Garamond. Se c'è qualcosa in comune con la massoneria in quanto avete visto. è anche il rito di Bramati è un nobile. Per professionisti e politicanti. Scusate, se c'è qualcosa in comune con la Massoneria, in quanto avete visto, è, è, è che anche il rito dei Bramanti è un hobby per professionisti e politicanti di provincia, ma fu così sin dall'inizio. La Massoneria fu una scialba speculazione sulla leggenda templare. E questa è la caricatura di una caricatura, salvo che quei signori la stanno prendendo terribilmente sul serio. Ahimè, il mondo pullola di rossi crociani e templaristi come quelli che avete visto questa sera. Non è da costoro che ci si dovrà attendere una rivelazione, anche se è tra loro che si potrebbe incontrare un iniziato degno di fede. Ma infine, chiese Berbo e senza ironia, senza diffidenza come se la domanda lo riguardasse personalmente. Infine lei di frequente, a chi crede, a chi credeva lei, mi scusi, fra tutti costoro? A nessuno naturalmente, ho l'aria di un individuo credulo. Li guardo con la freddezza, la comprensione, l'interesse con cui un teologo può guardare alle falle napoletane, che urlano attendendo il miracolo di San Gennaro. <coughs> Quelle fale testimoniano una fede, un bisogno profondo e il teologo si gira tra quella gente, sudata e bavosa, perché potrebbe incontrarvi il Santo che Signore, il portatore di una superiore verità, capace un giorno di gettare nuova luce sul mistero della Santissima Trinità. Ma la Santissima Trinità non è San Gennaro. <coughs> Scusate. Era imprendibile, non sapeva come definire il suo scetticismo ermetico, il suo cinismo liturgico, quella miscredenza superiore che lo portava a riconoscere la dignità di ogni superstizione che disprezzasse. È semplice, stava rispondendo a Balbo, se i templari quelli veri hanno lasciato un segreto, Istituita una comunità occorrerà pure andare alla loro ricerca, e negli ambienti in cui più facilmente potrebbero mimetizzarsi, dove forse se stessi inventano riti e miti per muoversi inosservati come un pesce nell'acqua. Che fa la polizia quando cerca l'evaso sublime, il genio del male? Fruga nei bassi fondi, nei bar malfamati dove si girano di salto i furfanti di piccoli attacchi. Che non arriveranno mai a concepire i crimini grandiosi delle ricercato. Che cosa fa lo stratega del terrore per reclutare i propri futuri accoliti e incontrarsi con i suoi e riconoscerli? Si muove in quei ritrovi di pseudo eversori dove tanti, che non saranno mai tali per difetto di tempra. Mimano allo scoperto i presunti comportamenti dei loro idoli. Si cerca la luce perduta negli incendi, o in quei sottoboschi dove, dopo la vampata, le fiamme borbottano sotto gli sterpi, la morchia. il fogliame semicombusto. E dove meglio potrebbe mascherarsi il vero Templare, se non tra la folla delle sue caricature. <susurra> 62 Consideriamo come società druidiche per definizione le società che si definiscono druidiche nel titolo e negli scopi, o negli scopi, scusate, e che conferiscono iniziazioni che fanno appello al druidismo. M Puntato Raoult Las Druide, la società di iniziati Celtes Contemporaine. Bar Parì, Rosciarmi, 1883, pagina 18. Si apprezzava la mezzanotte e secondo il programma di Alie ci attendeva la seconda sorpresa della serata. Lasciamo gli orti palattini e riprendiamo il viaggio attraverso le colline. Dopo tre quarti d'ora di viaggio, Alie fece parcheggiare le due macchine ai bordi di una boscaglia. Occorreva attraversare una macchia disse per arrivare a una radura. E non c'erano né strade né sentieri. Procedevamo leggermente in salita, scalpicciando nel sottobosco. Non era bagnato, ma le scarpe scivolavano su un deposito di foglie marce e di radici viscide. All'iani, tanto, accendevano appena per individuare passaggi praticabili, ma la spegneva subito perché diceva non bisognava segnalare la nostra presenza ai celebranti. Dieta Lebittentò a un certo punto un commento, non ricordo bene, forse il capuccetto rosso, ma gli è, con una certa attenzione. Lo pregò di astenersi. <coughs> Mentre stavamo per uscire dalla macchia, incominciamo a udire voci lontane. Finalmente arrivammo ai margini della radura, che ormai appariva illuminata da luci soffuse, come fiaccolo o meglio, lumi che ondeggiavano quasi a raso terra, bagliori fieboli e argentati, come se una sostanza gassosa bruciasse con freddezza chimica in bolle di sapone che bagnavano sull'erba. ci disse di arrestarci in quel luogo. Ancora riparo dei cespugli e di tendere senza farci scaccio. Tra poco arriveranno le sacerdotesse, le druide essenze. Si tratta di un'invocazione della grande vergine cosmica Michele. San Michele ne rappresenta un adattamento popolare cristiano. Non a caso San Michele è un angelo dunque andergino e ha potuto prendere il posto di una divinità femminile. <coughs> Da dove vengono, su suor Radio Da vari posti, dalla Normandia, dalla Norvegia e dall'Irlanda. L'evento è piuttosto singolare, questo è un'area propizia per il rito. Perché? Chiese Garmond. Perché certi luoghi sono più magici di, di altri. Ma chi sono nella vita? Chiese ancora Garmond. Gente, dattilografi, assicuratrici, poetesse, gente che potreste incontrare domani senza riconoscerla. Stavamo ora intravedendo una piccola folla che si apprestava a invadere al centro della radura, compresi che le luci fredde che avevo visto erano piccole lampade che le a recamano in mano e mi erano passa a fila d'erba, perché la radura era al sommo di un colle e da lontano... Avevo scorto nel buio le druidesse che salendo dal davalle ne emergevano sul ciglia al margine estremo del pianoro. Erano vestite di tuniche bianche che fluttuavano nel vento leggero. Si disposero a cerchi e al centro si misero tra celebranti. Sono le tre. Halloween di Lisieux di Clonmancno e di Pina Torinese di Salie. Berba domandò perché proprio allora e Aglie si strinse nelle spalle. Silenzio, aspettiamo, non posso riassumervi in tre parole. Il rituale e la gerarchia della magia nordica accontentatevi di quel che vi dico se non dico di più è perché non lo so o non lo posso dire devo rispettare alcuni vincoli di riservatezza avevo notato al centro della radura un cumulo di pietra che richiamava sia pure pagamento un dolmen probabilmente la radura era stata scelta proprio a caso dalla presenza di quei massi. Una celebrante sale sul dormen e si affrì in una tromba. Pareva più ancora di quella che avevamo visto qualche ora prima, una bucina da marcia trionfale della Ida. Ma ne usciva un suono filtrato e notturno che sembrava venire da molto lontano, barba vintacco il braccio, è la Ramsing, e la Ramsinga dei Tugs presso il bagnano sacro. Fu indelicata, non mi resi conto che stava accenando proprio per rimuovere altre analogie e affondare il coltello nella piaga. Certo, sarebbe meno suggestivo col Genesis. <coughs> Bella lui, sono qui proprio perché non voglio nel Genesis. Mi chiedo se non fu quella sera che lei cominciò a intravedere un legame tra i suoi sogni e quanto gli stava avvenendo in quei mesi. Alieno non aveva seguito il nostro discorso, ma ci aveva sentito sussurrare. Non si tratta di un avviso, né di un richiamo, disse. Si tratta di una sorta di ultrasuono per stabilire il contatto con le onde sotterranee. Vedete, ora le droidesse si tengono tutte per mano in cerchio. Creano una sorta di accumulatore vivente per raccogliere e concentrare le vibrazioni telluriche. Ora dovrebbe apparire la nube. Che nube, su La tradizione la chiama nube verde. Aspettate, non metto in alcuna nube verde, ma quasi repentinamente, dall'attarsi si levava una foschia soffice. Una nebbia, l'avrei detta. Se fosse stata uniforme e massiccia, era una formazione a fiocchi. Chi si raggrumava in un punto e poi, mossa dal vento, si levava sbuffi come una matassa di zucchero filato. Si spostava alitando nell'aria, andava a argomitolarsi in un altro punto della radura. L'effetto era singolare, talora apparivano gli alberi sullo sfondo, talora tutto si confondeva in un vapore biancastro. Talora il biocco lo sfumicava al centro della radura, sottraendoci la vista di quanto avveniva, e lasciando sgombri immagini al cielo dove continuava a risplendere la luna. I movimenti dei fiocchi erano repentini, inattesi, come se ubbidissero all'impulso di un soffio capriccioso. E siamo a pagina 284.